dite? Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande. Ragazzi, oggi andrò a fare dei buonissimi pancitos che sarebbero tipo pan focaccia, veramente ottimi. Partiamo subito con la nostra ricettina. Come già vedete qui ho inserito 500 g di farina 00. Qui ho 250 g di latte tiepido, dove adesso andremo a inserire 25 grammi di lievito e a sciogliere il tutto. Abbiamo sciolto il lievito, adesso andiamo a inserire un cucchiaino raso di miele. Adesso mettiamo da parte il latte, facciamo un buchino al centro e andiamo a inserire un cucchiaio di sale. Giriamo. Inseriamo ancora 2 cucchiai di zucchero e poi andiamo a impastare con il nostro latte. Piano piano inseriamo e impastiamo. Nell'impastare, una volta che abbiamo inserito il latte, andiamo a inserire 50 g di burro e impastiamo. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo impastato, guardate che bell'impasto omogeneo che è venuto. Adesso lo facciamo lievitare per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti, adesso prendiamo una teglia, andiamo a inserire un po' d'olio e andiamo a spargere la teglia di olio. Dopo che abbiamo oleato la nostra teglia, adesso passiamo al nostro impasto, mettiamo su un piano con un po' di farina e andiamo a spezzettarli in 8 pezzi. Una volta che abbiamo formato gli 8 pezzi, adesso prendiamo ogni pezzo e andiamo a formare delle palline e li depositiamo sulla nostra teglia con olio. Una volta che li abbiamo depositati sulla teglia, li facciamo raddoppiare per un altro 30 minuti, però siccome io li ho fatti a casaccio alle palline, se volete farli tutti di una misura, basta misurarli su una bilancia di 30-35 grammi l'uno. Trascorsa di nuovo la mezz'ora, adesso riprendiamo il panino e andiamo a dare la forma. Lo schiacciamo lateralmente, lo premiamo e schiacciamo. Una volta che abbiamo fatto questo, adesso li dobbiamo cuocere a vapore. Io in questo caso userò il Bimby con il suo varuma. Voi se non l'avete potete farlo perfettamente sul fuoco, sul gas di casa. Quindi prendiamo i nostri panini e li andiamo ad adagiare sul nostro varuma. Una volta che abbiamo formato le nostre forme, adesso prendiamo un tazzone con l'acqua e andiamo a inserire un cucchiaino colmo di fecola di patate e andiamo a sciogliere il tutto. Una volta che abbiamo fatto sciogliere la fecola, adesso andiamo a spennellare i nostri panini. A questo punto andiamo a inserire tutto sul Bimby col suo coperchio. Allora, nel nostro Bimby ho inserito l'acqua, adesso andiamo a mettere il coperchio e poi andrò a posizionare il varuma. Una volta che abbiamo posizionato, andiamo a varuma. 20 minuti, velocità 4. Una volta che li abbiamo cotti a vapore, adesso li prendiamo e li inseriamo di nuovo sulla nostra teglia che abbiamo unto con l'olio. A questo punto riprendiamo di nuovo la nostra acqua con la nostra fecola di patate, ci ridiamo una giratina e andiamo di nuovo a spennellare il nostro pane. Nel frattempo accendiamo il forno a 200 gradi. A questo punto inforniamo a 200 gradi, forno statico per 30 minuti. Ebbene ragazzi, i nostri pancitos sono pronti, guardate un po', belli croccanti. Guardate, adesso li andiamo a aprire. Guardate che bontà, raga, guardate un po', belli soffici, non sono con tanta mollica. Adesso andiamo a inserire una bella fetta di prosciutto e una bella fettina di scamorza affumicata, raga, guardate che bontà.
Che ne dite? Belli croccanti e morbidi internamente. Spero tanto che anche questa ricettina vi sia piaciuta. Spero tanto di sì e ci vediamo alla prossima, raga, alla grande.